è stato un incontro abbastanza positivo con Sua Eccellenza il Vescovo Pansetta, anche per l'associazione che io rappresento di Crotone, per cui non ci ha promesso che verrà non appena possibile a visitare la nostra sede, che si trova nei pressi di via Santa Maria. Lo prima verrà a farci visita, unitamente con il padre spirituale Don Franco Sinopoli. L'Associazione Nazionale Carabinieri conta più di 100 persone nella sezione di Crotone. Ma di cosa vi occupate? Allora, noi ci occupiamo prima cosa di volontariato. Cerchiamo di fare del bene alla popolazione di Crotone e anche in provincia. Quando ci chiamano per qualsiasi esigenza, noi siamo sempre disponibili. Nonché quello di essere delle persone associate all'Arma dei Carabinieri. Avete consegnato anche la preghiera del carabiniere al Vescovo di Crotone. Cosa vi ha detto? Niente, è stato entusiasta di ricevere la preghiera del carabiniere già incorniciata, perché è una cosa, oltre che ad essere simbolica, è una cosa personale dell'Arma dei Carabinieri e l'ha accettata di buon gusto. Un incontro che era stato bloccato dal lockdown, ma vedo che con gioia ce l'avete fatta. Sì, purtroppo noi dovevamo venire non appena arrivato il Vescovo come altre associazioni. Siamo stati bloccati dal Covid, Sua Eccellenza non poteva ricevere, per cui abbiamo trovato l'occasione col segretario Don Massimo di preparare per questo incontro.